realizziamo la seconda posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia. Position 2. Cos'è questa creatura? Questo metamoro? Ermal Meta, Fabrizio Moro. Non mi avete fatto niente. E figlia del Festival di Sanremo. Non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Fabrizio Moro già si era distinto ai più perché è diventato famoso proprio al Festival di Sanremo cantando una canzone contro la mafia. E tutti subito a dire quanto è impegnato Fabrizio Moro è impegnato. Io ho provato a chiamarlo per esempio almeno 15 volte, non è riuscito mai a rispondermi al telefono perché era veramente impegnatissimo. Era talmente tanto impegnato che non c'ha tempo di scrivere le canzoni. Non c'ha avuto tempo quest'anno di scrivere la canzone. 2016 aveva scritto una canzone insieme ad Andrea Febbo per un duo di ragazzi che si presentavano a Sanremo Giovani. Questa canzone era stata scartata. Prendiamo una parte di quella canzone e così ci evitiamo un po' di lavoro. Tutto è stato possibile perché il regolamento nuovo del Festival di Sanremo contiene diverse supercazzole. È un brano in stile un po' folchettino. Manu Chao dei tempi migliori. L'armonia è per gran parte del pezzo sesto, primo. Ogni tanto passa dal quinto, di passaggio. Quando Ermal Meta si sbizzarrisce in quel falsetto. Quarto, sesto, primo, quinto. Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. Attentato di Barcellona. Ok, vabbè, altro attentato al Cairo. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno grida a morte. Attentato del Bataclan a Parigi. A Londra piove sempre. A Nizza il mare è rosso. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente. Questa è la mia vita che va avanti. Oltretutto, oltre la gente. Quale oltre gente? La gente? A me mi sa che me sta dicendo me ne fotte un Cairo. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le guerre di chi? Le guerre. La chiami terrorismo o la chiami guerra? Però scusami, la parola guerra ci deve stare dentro. Lo sanno tutti che dobbiamo essere contro la guerra, no? Trasmettere un messaggio che sia il più edulcorato possibile. Pure io sono contro il terrorismo perché io mi sento coraggioso. E magno tranquillo. Quindi la ricetta qual è? Minestrone. Minestrone di cose buone. Mettiamo. E anche cattive. Chi la scrive questa canzone? Io non c'ho tempo perché sono impegnato. Io sono impegnato, però... Ne ho scritta una un paio d'anni fa. Magari ce la ributtiamo dentro, scrivi due frasi pure tu e abbiamo fatto. Mettici un etto e mezzo di buonismo, due etti e mezzo di marketing, una fusione Goku-Vegeta tra due cantatori impegnati. Mezzo chilo di scalpore per il plagio. Forno preriscaldato a 150 gradi per mezz'ora. E vince il festival. Buon appetito. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita.